Ciao fragoline e ciao fragolini. Allora, nuovo video. Come leggete dal titolo, prodotti finiti. Credo, allora, dato che sono tanti, non so se riesco a dividere il video o farlo durare di più, perché questo è l'ultimo video che farò dei prodotti finiti. E allora, vi li faccio vedere. Questo è un sacchetto strapieno di prodotti finiti di questi mesi del 2024. Allora, dato che, come avevo già detto, non ho più tempo come prima a fare i video come facevo, di solito quando finisci dei prodotti al mese si fa il video e poi si mostrano i prodotti. Quest'anno, come vedete dal sacchetto enorme, ho finito tanti prodotti, però non sono riuscita a farvi il video, cioè ogni mese non riuscivo mai a fare un video dei prodotti finiti. E dato che dopo un po' non va bene tenerli troppo perché poi fanno la muffa, eccetera, e poi puzzano, anche se sono prodotti tipo così, no? Alla fine, dato che questo video appunto è un video che dovresti farlo subito. Ma non ho mai il tempo perché gli unici video che riesco a fare sono i vlog, ogni tanto i gratta e vinci che sono più veloci, che durano 10 minuti, però sono più veloci da fare quelli. Invece questi qua e tutti gli altri sono molto molto più lenti, sia da montarli che da registrarli. Per cui, dato che i prodotti sono tanti, li divido in due video, però comunque ho deciso di mettere questo video su Fragolina Dolce, che lo vedete ovviamente in questo canale, e la seconda parte voglio provare a metterla sul canale nuovo Fragolina Reale Official, che è sempre comunque l'ultimo video dei prodotti finiti, perché dato che sono troppi prodotti preferisco tagliare il video e non farlo durare troppo, perché tanto durerà troppo questo video. Già sono 3 minuti che parlo. E per cui, se non mi seguite ancora su quello nuovo, ve lo lascio qua, seguitemi che vi metterò la seconda parte degli ultimi prodotti finiti. Mi dispiace, però se per caso volete appunto un prodotto che vi interessa molto quando io, ad esempio, lo compro e lo uso, però vi interessa sapere cosa ne penso, allora mi scrivete sempre sotto nei video oppure in privato, e così almeno non devo stare a fare questi video di prodotti finiti, anche perché ho visto su YouTube che le persone non le fanno più di questo genere. Per cui questo sarà l'ultimo video. Allora, iniziamo perché già ho parlato fin troppo. Iniziamo da questo prodotto che è omino bianco, quello per la lavatrice, detersivo colore, pulito 60 lavaggi. Allora, io mi sto trovando bene con questo prodotto, infatti lo sto utilizzando. Scusate se si muove il cavalletto, ma c'è il gattino che me lo mangia. E comunque mi sono trovata bene ed è buono come prodotto, anche come odore sui vestiti non è male. È molto buono. Poi vediamo se riesco a fare un po' più veloce. Favoloso, ormai mi trovo bene anche con questo prodotto, lo consiglio perché è il migliore e infatti sto comprando solo questo per il momento. E o questo o un altro, sono due forse i migliori, solo che per adesso sto prendendo questo ed è molto buono. Profuma molto, sia sui vestiti che lascia ovviamente l'odore. Vi faccio vedere il gattino rompiscatole. Ciao, digli ciao. E niente, lei è sempre, sempre qua in mezzo. Comunque questo ve lo consiglio. Questo qua è la vaniglia orchidea. Il migliore è vaniglia orchidea e cocco, buonissimi. Cioè ormai ne vado. Infatti, come avete visto, c'è anche magnolia e lavanda. Ormai
ho già detto che vado bene. Cioè, questo prodotto ormai mi piace e allora credo che vedete sempre questo che io uso. Poi, invece, lo smacchiatore smacchia tutto, smacchio tutto di tutti i tessuti. L'ho provato. Ho provato sulla maglietta bianca che mi si è sporcata sul cioccolato, latte cioccolato. Ho provato a spruzzarla, l'ho messa su, l'ho messa al lavatrice, niente, non ha smacchiato la macchia, non è venuta pulita. Adesso devo usare la candeggina, perché forse la candeggina è quella migliore. Invece questi smacchiatori, smacchia tutto, smacchia eccetera, bocciati. Per cui questo bocciatissimo non ve lo consiglio perché non ha fatto il suo dovere. E l'ho fatto anche con due volte. Invece questo smack express bagno igienizzante, mi sto trovando bene anche con questo, ogni tanto lo compro. Voglio fare appunto come ho detto negli altri video, provo praticamente quasi tutti i prodotti diversi. Comunque questo buono come prodotto lo consiglio. Poi ecco, come avevo detto, mi sono trovata bene, per cui ce n'è un altro di questo uguale a quello di prima e ovviamente, anzi, per finire ce n'è un altro, per cui adesso sapete il perché vado, cioè è buono il prodotto perché ne sto prendendo tanti di questi. Poi adesso inizio a vuotare. Dove sta? Ah, qua che in giro sul letto. Questo qua bagnoschiuma Melizia, latte di cocco. All'inizio mi piaceva, poi ho provato, non lo so, non lascia niente di odore, non mi piace, non mi piace più. Prima mi piaceva, adesso non lo so, ho perso proprio quello che, diciamo, prima appunto ti lasciava un buon odore sul corpo, adesso zero, per cui bocciato, non mi piace più, infatti non lo compro. Questo era l'ultimo. Poi il mitico da Ditsan. Questo, anche con questo mi sto trovando bene. Infatti, quando è in promozione lo compro. Questo è migliore. Solo che solo quando è in promozione. Infatti, questo l'ho preso alla lavanda. Sì. Solo che costa un po' troppo. Allora, alla fine lo prendo ogni tanto, solo se vedo promozioni. Queste sono le mie mitiche salviettine di risparmio casa che ormai compro solo queste. E per cui questa è l'ultima volta che ve le faccio vedere e sapete quali salviettine uso. Io sono più comoda con le salviettine perché usare gli altri prodotti tipo olio struccanti, quelle che dicono le persone, così sono secondo me sprechi soldi per niente, perché almeno questi li puoi utilizzare due volte e quando sono proprio sporchi sporchi li butti e ti durano almeno, a me mi durano anche più di 3-4 mesi. Perché comunque uso sempre la salviettina, poi quando è veramente sporca, semmai poi in un video ve lo farò vedere, li butto. Invece sull'altro prodotto liquido voi lo mettete in faccia e quando l'avete consumato basta, dovete ricomprarlo. Cioè quanto vi dura un mese? Cioè differenza, per cui ormai queste sono le mie salviettine. Poi mi sono trovata bene anche con questo. Questo qua è per l'induzione, non è male, è buono. Però appunto va sull'induzione, ma se devi usare per pulire proprio tutta la cucina, diciamo che non è il massimo. Però per l'induzione secondo me è buono. Per cui si potrebbe comprare però solo per l'induzione. Infatti, se volete l'induzione pulita, vi consiglio questo. Che buono, sempre risparmio casa, infatti ne ho presi due per provarli e non sono mali, buoni come prodotto. Poi ho provato questo Calgon Powell Gel, allora sinceramente boh, non è che mi è cambiato molto, non lo compro più, però
perché non mi è cambiato molto della... cioè la mia lavatrice sta dando problemi, è nuova, ha neanche 2 anni, sta dando problemi, fa fatica a fare la centrifuga, della maggior parte non la fa. E scusate, sto guardando il gatto cosa sta combinando. E ho provato a fare questo perché forse era sporca dentro, eccetera. Infatti fa uno strano rumore, faccia proprio fa... cioè, non so come farvelo capire. Comunque ho provato questo per pulire i tubi, cioè, niente. Stessa cosa. Per cui non ha cambiato niente, non ha fatto niente. Boh, forse ha pulito bene i tubi, non lo so. Comunque... almeno io non lo comprerei più. Poi... non lo so come vi siete trovati voi. Invece questo è buono, ma è pesante, cioè in senso lascia un po' i nodi. Questo qui Vital Care, infatti non lo voglio più comprare, ne ho presi tre. Questo, diciamo, meglio dell'altro. L'altro è uno, quello grande che sto finendo, diciamo che sì. È buono, ma lascia comunque, appunto, ogni volta che devo pettinare i capelli lascia tutti i nodi. Per cui una volta l'ho provato, ma direi di no. Per me è no. Infatti io, questo qua invece, questo è bocciato perché questo appena appunto esco dalla doccia mi lascia tutti i nodi. Per cui questo già, vi dico, è già bocciato, proliscio, per i capelli, non, per i miei non va bene, per cui è bocciato. A confronto di questo qui ancora, ma quello lì proprio bocciato. Poi ce n'è un altro un po' più grande che è abbastanza, non è il migliore, vabbè. Questo, l'unica cosa buona è l'odore, stop. Tutto il resto bocciato, l'ho preso da Action. È una schiuma che tu metti nel water, profuma, ma poi si scioglie in 2 secondi, per cui non è che resta. Per cui anche no, bocciato. Questi invece sono promossi, questi qua BC Gel che mi sto trovando bene, infatti ho preso altre confezioni che avevo fatto vedere nei video. Mi sto trovando bene, c'è l'applicatore dove lo mettete nel water, è ottimo, questo ve lo consiglio, sempre risparmio casa. Poi questo ormai è diventato anche questo il mio preferito, il Quasar Cucina, che è questo, e anche questo superfici delicati, anche questo mi sto trovando bene e potrei comprarlo. Ecco, il mio gatto in poche parole mi ha acceso la stampante. Cioè, un gattino minuscolo accende pure la stampante. Poi questo qui, ultra dolce, questo mi sono trovata bene, è promosso. Capelli lisci, setosi, morbidi, ottimo. Questo serve quando finisci di fare la doccia, che i capelli sono lavati, li metti su, e ve lo consiglio perché secondo me è ottimo. Però questo comunque lo compri quando veramente hai bisogno. Io l'ho voluto provare, ma ve lo consiglio. Poi vi faccio vedere l'ultimo prodotto perché ci sono, non ce ne sono tanti, diciamo, da farveli vedere, però non voglio che questo video dura tanto, per cui appunto lo faccio per l'altro canale. Questo mi sembra che l'ho bocciato, adesso non mi ricordo bene, ma credo che l'ho bocciato perché non mi sono trovata bene, anche questo forse mi facevano i nodi e per i miei capelli non va tanto bene, per cui credo che questa era l'ultima volta che l'ho comprato, direi di no. Allora, dato che il video, adesso mi cade tutto, il video è durato un po' troppo. Questi qua che vedete, altri prodotti che non sono tantissimi, potrei, diciamo, finire questo video, solo che voglio provare a mettere anche sull'altro canale, perché se no non so che video mettere. Allora,
lo metto sull'altro canale. Per cui, se volete vedere la seconda parte di questi prodotti, scusate il singhiozzo di come mi sono trovata, andate sull'altro canale. Detto questo, chiudo il video, vado a registrare l'altro video sempre di prodotti dell'altro canale e noi ci vediamo al prossimo. Scusate il casino che fa il gattino, ve lo faccio salutare. Faccio salutare la belva, questa è una belva che tra un mesetto se ne va. La belva che tra un mesetto... Andiamo! L'albevita che da un mesetto se ne va, l'albevita, vero? C'è una mela. Ma perché mi devi accendere la stampante? Mi deve fare tutto questo qui. Anzi, è una femminuccia. Per cui dico sempre maschio, ma poi alla fine è femminuccia. Vabbè, io e lui, io e lei, sì, io e lui, vabbè. Vi salutiamo e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!